Oggi un dossier su occupazione e disoccupazione, ancora una volta la campagna Maglia Nera. La campagna purtroppo Maglia Nera e la provincia di Avellino Maglia Nera all'interno della campagna. Continua il periodo di difficoltà che le industrie stanno vivendo e non soltanto le industrie ma un po' tutto il mondo produttivo. Aumenta purtroppo la disoccupazione delle donne e dei giovani, ormai i giovani in questa provincia la percentuale di disoccupati è dal 52,4%, le donne superano abbondantemente il 30%, quindi cifre percentuali nettamente superiori rispetto alla media nazionale ed europea. La CISL fa puntualmente questi report, ma dopo questi report che cosa si potrebbe fare? Qual è l'appello dei sindacati? Ma questi report servono intanto per portare a conoscenza dell'opinione pubblica e dell'istituzione e della politica quanto è drammatica la crisi che stiamo vivendo e che la crisi non è passata, anzi purtroppo devo dire che l'anno 2011 sarà ancora più terribile degli anni trascorsi. Questi appuntamenti servono intanto per tenere sotto controllo, per vedere cosa succede nella nostra economia e soprattutto deve servire come monito, come appello alla politica e all'istituzione a fare di più, a partire dai governi territoriali, quelli regionali e nazionali, perché la provincia di Avellino, l'Irpinia, è fortemente penalizzata all'interno della Campania e la Campania all'interno dell'Italia. Quindi io credo che da qui bisogna ripartire, da queste analisi, da queste proposte che vengono fuori, per fare di più, per fare presto innanzitutto, perché ogni settimana, ogni mese che trascorre inutilmente, senza dare nessun segnale ai cittadini che vivono queste difficoltà, sono periodi che poi non riusciremo a recuperare in futuro. Ci sono i presupposti per uno sciopero generale anche rispetto alla vicenda regionale? Il 16 marzo c'è la convocazione dell'esecutivo regionale della CISL Campania con il nostro segretario generale Lina Lucci. Tutti i dirigenti della CISL saranno presenti a questo appuntamento, si valuterà cosa fare nei confronti della Regione Campania per sbloccare i fondi, quei pochi fondi che sono disponibili e per fare in modo, per quanto ci riguarda, noi il 16 marzo porteremo avanti le istanze e le proposte che riguardano l'Irpinia e chiederemo al nostro segretario generale regionale di attivarsi nei confronti della Regione per far arrivare i fondi anche in Irpinia e per far in qualche modo per garantire ai cittadini irpini di essere trattati allo stesso modo degli altri cittadini della Campania, perché purtroppo spesso avviene che l'Irpinia viene trattata come una provincia di serie B. Segretario, ho patto per l'Irpinia, tante polemiche, allora a che punto siamo? Ma siamo così come avevamo deciso qualche mese fa. Passaggio in consiglio provinciale, incontro con gli assessori regionali, convocazione stati generali, quindi siamo in attesa che il presidente della provincia, il presidente Sibilia, convochi la riunione alla provincia per stabilire la data degli stati generali, così come era stato stabilito da tutti i sottoscrittori del patto, quindi dopo gli stati generali possiamo dire che cosa riusciamo a portare in Irpinia, quali sono gli impegni che ognuno si assumerà e come intendiamo muoverci in questa provincia. Ma gli assessori regionali hanno praticamente ridimensionato di molto nel primo incontro con la provincia, soprattutto rispetto alle infrastrutture per l'Irpinia che sono necessarie per la ripartenza dell'economia. L'incontro con gli assessori regionali ha dato risultati positivi e anche negativi. Se da un lato abbiamo registrato disponibilità da parte dell'assessore al lavoro, l'assessore Nappi, l'assessore Amendolara all'agricoltura, il vicepresidente della regione De Mita per quanto riguarda il turismo, quindi somme importanti che sono destinate all'Irpinia per lo sviluppo, dall'altra abbiamo dovuto registrare purtroppo una carenza di fondi per quanto riguarda le infrastrutture, quindi con l'assessore Vetrella, ma non è detta l'ultima parola, noi non ci fermeremo e non ci arrendiamo, faremo l'impossibile per portare a casa risultati anche sul versante delle infrastrutture, altrimenti non si potrà parlare di sviluppo in una provincia senza le infrastrutture.